Ave gente, bentornati su Promerdus. Questo è Farming Simulator 19, ovviamente è la fattoria di Snoopy e siamo nelle terre toscane. Inizio il video dicendovi subito che qualcuno mi aiuti, questo coso non scarica il cibo per maiali. L'unica cosa che diceva su Another Patch diceva lasciare abbastanza spazio. Di là, siccome pensavo fosse poco spazio, ho deciso di metterlo di qua, ma non mi sembra sia stato sufficiente, visto che non caccia lo stesso le cose. Io ci provo in tutti i modi, ma non fa nulla. Non questo cibo per suini. Spazio crea prodotto. Ma non funziona. No, che tanto ho premuto tasti a caso. Massimo. Aggiungi. Infatti non fa niente, che questo sarebbe. Spazio crea prodotto. Massimo, aggiungi, non va, mi metto di qua. Non è che forse non ci devo stare davanti, dobbiamo aprirlo dal menu generale. Se così fosse, c'è il trigger un po' rotto, un po' in mezzo alle balle. Massimo, aggiungi, ok, adesso ci siamo, in diretta proprio. Ah, il trigger quindi mio doveva essere qui e doveva lui spawnare di lato, pensate. Invece io comunque ce l'ho sopra. Pensavo fosse automatico all'inizio, non avevo letto. Abbiate pazienza, colpa mia, colpa mia. Allora, ok, prima di fare altre cose vi faccio vedere subito. Siamo riusciti a rendere operativa il fienile del granaio. Fa parte ovviamente del granaio perché ho aggiunto un altro punto di vendita balle, esattamente come il fienile, né più e né meno accetta le stesse cose del fienile. Il bale sales della fattoria invece accetta anche codone e lana, quella perché è una mod. Io ho sfruttato, va bene, ve lo faccio vedere, anche che è giusto andare a vedere. Visitiamo, questo è il granaio, quindi una piccola capannetta con un parcheggio. Questo è il granaio, ovviamente. Ho aggiunto due strutture, mi sono lasciato molto spazio perché ho in mente una piccola cosa da aggiungere al granaio, ma al momento non la mettiamo, anche perché ha a che fare con gli animali. Mentre questo è lo spazio, il nuovo spazio vendita per le balle. Lo abbiamo, cioè non lo abbiamo ancora mai utilizzato, il vero e proprio fienile della mappa messo a disposizione da parte degli sviluppatori della mappa stessa. Non ho ancora venduto, siamo solo venuti a prendere gli animali e qui avete già visto quello che è chiamato fattoria, un altro punto vendita. In futuro penso svilupperò quest'area qui sotto il mulino per mettere un altro punto vendita, visto che adesso, a parte la città e la zona alta della mappa, abbiamo l'agriturismo aggiunto da me a destra, Filanda, zuccherificio e cooperativa a sinistra degli sviluppatori. Di qua, a parte il mulino che ho aggiunto io, non c'è altro. Quindi vorrei mettere qualcos'altro, magari un'altra Filanda, così da avere un altro punto vendita solo per lana e solo per cotone. E stavo valutando, visto che abbiamo vendita legname e vendita segheria, che adesso le amplierò. Ho già preparato tutto, amplierò la vendita di legname sia da una parte che dall'altra. Segheria, selling logs, e qui come lo vedete diventerà comunque, ci sarà la fale, questa qui è la falegnameria e questa è la vendita cippato. Però voglio avere entrambi con legna ed entrambi con cippato per avere più opzioni sopra qui al nostro listino prezzi, in modo da avere più variabilità e anche poter così giocare tutta la mappa. Avere solo due punti vendita come hanno pensato loro non è bello, cioè nulla togliere al loro lavoro svolto, però non è bello perché altrimenti avrei sempre soltanto o un consorzio o l'altro consorzio, perché sono entrambi consorzi, anche se uno lo chiama cooperativa per via dei nomi, e lo zuccherificio per quello che riguarda le canne da zucchero che ancora non facciamo e le barbabietole che prendiamo tranquillamente anche dai contratti. Avere solo questi due praticamente limitava il gioco o da un angolo o dall'altro. L'hotel, il ristorante e il main market, a proposito, ho abbassato il loro volume, ho dato meno
come, diciamo, come prezzo di acquisto. Questo perché ho notato che anche se era d'uno come tutti gli altri, lì, specialmente il ristorante, mi dava sempre una richiesta maggiore di alcuni elementi che dovevo portare con il carrello, quindi è praticamente un impiccio. Siamo pronti, io vi lascio il video.